John Grant ha avuto poca fortuna quando era a capo di una band che piaceva molto alla critica, però sembrava risultare indifferente al grande pubblico. Si chiamavano gli Zar. Da quel momento lui ha vissuto un periodo veramente buio. Intanto ha deciso di abbandonare il suo Colorado e di andare a New York, e dalla City è stato letteralmente travolto. Però insomma, quando si ha un grande talento e soprattutto una voce straordinaria come quella di John Grant, la possibilità di riemergere esiste. Ed infatti è stato proprio così, grazie anche all'aiuto di un gruppo di amici, i membri dei Midlake, che hanno proposto a John Grant di andare con loro in Texas in una fattoria, e si sono proposti di accompagnarlo musicalmente per il suo primo disco da solista, The Queen of Denmark. Ed effettivamente, come per magia, tutti i pezzi si sono ricomposti alla perfezione. John Grant ha scritto, ha composto questo disco, si è gridato al miracolo, finalmente tutti hanno potuto conoscere la sua voce strepitosa e lui ha iniziato a girare il mondo. È arrivato anche a Roma, Carlo Massarini è andato a conoscerla, a parlare con lui anche per farsi raccontare la sua storia prima del suo concerto all'Auditorio a Roma. I tried to speak but found that I didn't have a voice. It was a prison like the one you would find in the twilight zone. I spent a lot of time trying to deal with my upbringing. Ho passato molto tempo cercando di scendere a patti con la mia crescita. Quando ero con gli Zar, 10 anni, avevamo una relazione difficile. C'erano molte discussioni, non eravamo capaci di essere insieme, di creare insieme. Andavamo in 5 direzioni diverse. Prima degli Zar ero andato a scuola in Germania per 6 anni e tutto il tempo ero tormentato da problemi riguardanti sia la mia sessualità che la maniera in cui ero stato educato, molto religiosa, che insegnava che l'omosessualità era una perversione, una malattia psicologica, da cui un sacco di problemi che non avevo saputo esprimere negli Zar. E la maniera di relazionarmi con questi temi, alla fine, fu il bere, le droghe, cercare di dimenticare il problema stesso, di seppellirlo. Correvo via da me stesso. Cercavo di trovare il mio posto in tanti gruppi, di soddisfare le aspettative degli altri. Cercavo di essere quello che pensavo gli altri volessero che io fossi. Ho passato i primi 30 anni della mia vita così. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is. Senti, come nasce questo disco, questo Queen of Denmark, che è stato considerato da Mojo, che è una rivista inglese che ama la musica e i musicisti e che entrambi veneriamo, è stato considerato il miglior disco dell'anno scorso, che insomma non è una cosa da poco. Come nasce questo disco? Quando ho smesso di bere e di drogarmi, mi sono trasferito a New York. Una strana cosa, perché New York è un posto perfetto per bere e drogarsi. Sì, perfetto. Fa parte della città, della vita della città, capisco questo. Lì ho cominciato a lavorare in un ristorante di prima categoria e ho imparato molte cose. Prima in un ristorante italiano dove ho conosciuto tutti i vini italiani. Poi per 2 anni in un altro posto meraviglioso, la Gramercy Tavern, dove ho imparato a fondo l'arte della gastronomia. Education in gastronomical issues or gastronomical subjects, and then I went back to school. Poi sono tornato a scuola, ma per diventare un interprete medico. Ho passato 1 anno e mezzo a studiare la terminologia medica in russo, imparando tutti i termini relativi al sistema endocrino, circolatorio, cardiovascolare, venoso, e ho cominciato a lavorare in un ospedale a Manhattan. Come mai uno così, con così tanto talento come te, pensa di smettere la carriera, pensa di abbandonare una carriera? I didn't see myself as talented. Ma io non mi vedevo come persona di talento, mi percepivo come un fallimento. Gli Zar non avevano mai avuto successo e io davo la colpa a me stesso. Pensavo, non sono abbastanza bravo, se lo fossi avrei successo. Ma il successo spesso va per strade diverse. Certamente, certamente.
Poi i Midley, che erano sulla mia etichetta e che avevo incontrato ad un festival. Mi continuavano a chiedere di andare a stare giù con loro, in Texas, e di fare un album insieme. Sarebbero stati il mio gruppo. Ci ho pensato per un po'. Mi ero creato questa nuova vita a New York. È difficile radicarsi in quella città, ma erano passati 3 anni e c'ero riuscito. Lavoravo in un ospedale come interprete e mi piaceva molto. Era straordinario. Un lavoro molto, molto interessante, perché era qualcosa di completamente diverso ogni giorno. Potevano essere cure per il cancro, cardiovascolari, poteva essere qualcosa relativo al sistema nervoso oppure una terapia fisica. Ci puoi spiegare questa copertina? È come se qui ci fosse l'uomo innocente e giovane, e a destra invece è un uomo più anziano, provato dal mondo, che ha avuto esperienza, è diventato più saggio e i suoi occhi sono più scuri. Come a simboleggiare la conoscenza e la perdita dell'innocenza. La corona simboleggia invece l'orgoglio e l'arroganza dell'uomo che crede di sapere tutto. And your sweet 16 is waiting for you after the show. Il successo e in qualche maniera naturalmente anche la sicurezza che il successo porta con sé, ti hanno in qualche maniera, se non guarito, almeno protetto. Mi sento protetto, ma perché ora non ho più un problema con me stesso. Ora mi sento a mio agio, o almeno molto più di quanto non lo fossi prima. Non sono sempre rose e fiori, è unicorni. Ma non è solo un fatto di successo, quindi è un fatto proprio anche di maturazione personale. Assolutamente. Si chiama diventare adulti e capire che non devi essere quello che i tuoi genitori volevano che tu fossi. Molta fortuna. Suerte. Come si dice buona fortuna in Russian? In Russian. Udaci. Udaci. Udaci, John Udaci. Grant. Udaci. Спасибо. Большое. Se ve ne siete accorti, ma ultimamente Israele è un vero e proprio serbatoio di grandi talenti ed una scena musicale molto vivace, in particolare per quanto riguarda il circuito del jazz. E ci sono dei nomi molto importanti, in particolare quello di Avishai Cohen, 41 anni, uno dei contrabbassisti più importanti al mondo al giorno d'oggi, nonché cantante e compositore. Lui è nato in un kibbutz, presto si è trasferito a New York, senza però mai perdere il contatto con la sua madre patria, e ha iniziato a collaborare con Chick Corea, diventando uno degli interpreti del Latin Jazz più richiesti in tutto il mondo. Attualmente è impegnato nella promozione dei suoi dischi ed in particolare di Seven Seas, l'ultimo suo disco pieno di suoni che ricordano proprio i suoni tradizionali di Israele. È arrivato anche in Italia nel contesto della rassegna Aperitivo in Concerto e noi di Cultura non potevamo non andare a conoscerlo. My name is Avishai Cohen. The influences of Ladino or Sephardic. Le influenze ladino sefardite, come quelle yiddish, coesistono in maniera naturale nella mia musica. Sono israeliano. Mio padre ha origini che risalgono all'est dell'Europa, mentre da parte di madre ho origini sefardite, Turchia e Grecia, passando per la Spagna. I'm a mixed child, and as a music searcher and lover, provengo da una famiglia mista e come ricercatore e amante della musica trovo contenuti importanti in quelle note. Proprio come è accaduto anni fa negli Stati Uniti con Gershwin e Irving Berlin, che portarono le loro influenze musicali dall'est Europa e le contaminarono con sonorità afroamericane, io provo a fare la stessa cosa con la mia musica. È così che diventa quella che è. The conflict between the Palestinians and the Israelis. Il conflitto tra israeliani e palestinesi fa parte della storia della mia vita perché sono cresciuto in Israele. Nel momento in cui sono nato, ne ho fatto parte senza averlo scelto. So,
in some ways it is. I'm not a political artist. I don't present my ideas. Ma non sono un artista politico. Non cerco di veicolare un messaggio politico attraverso la musica. La musica è universale e non porta in sé un giudizio. Ma come israeliano ho, per forza di cose, interiorizzato questo conflitto. Certamente mi ha condizionato emotivamente. So Seven Seas is a composition, as a composition, is Seven Seas è una composizione che rappresenta molto bene il disco a cui dà il titolo. Contiene molti degli elementi che contraddistinguono le mie sonorità, una certa complessità ritmica, bilanciata da una semplicità melodica. Questa contrapposizione crea una bella dinamica nel disco. I'm touring with a trio and not with a bigger band like. Sono in tour con un trio, anche se il disco ha una strumentazione più complessa. Ma se si ascolta attentamente, l'essenza del disco sta tutta nel trio. È il trio che fa da motore. And as well me singing on a few things, it sound is very rich. Alcuni brani sono cantati da me. Nel complesso ha delle sonorità molto ricche e agili, ma anche capaci di momenti di improvvisazione. L'improvvisazione fa parte della dinamica del trio. È per questo motivo che con me ci sono dei musicisti incredibili. C'è Amir Bressler alla batteria. È un tipo molto giovane, ha compiuto 22 anni qualche giorno fa e suona con me da un anno. Ed è straordinario. È un batterista incredibile. He's an incredible drummer. And as well the piano player Omri. E poi c'è anche Omri Moore al pianoforte. Probabilmente è il più grande talento che l'Israele abbia mai visto sino ad ora. Beautiful. Beh, la promessa l'abbiamo mantenuta. Vi abbiamo fatto fare il giro del mondo musicale in soli 28 minuti. Abbiamo visto e sentito musica australiana, israeliana, americana e anche direttamente da Novara, a pochi chilometri da Milano. L'appuntamento con Culture Musica ritorna tra 7 giorni, però mi raccomando, domani seguite Michela Moro con Culture Arte. E nel frattempo, ci tengo particolarmente, venite sui nostri social network e scrivete cosa pensate delle nostre scelte musicali. Alla prossima!